Dunque, buongiorno a tutti. Ci troviamo nel bel mezzo della piana ariatina. Posizione assolata, comoda e a pochissimi chilometri dalla città, da tutti i servizi. Con la tranquillità però di questo casale, un casale bifamiliare, alla nostra sinistra abbiamo un'altra proprietà. Qui abbiamo un ingresso carrabile che poi il proprietario sta trasferendo in un punto molto più comodo sulla strada, lo vediamo fra pochi metri. Un ampio piazzale intorno a noi, comodo come possiamo vedere anche per parcheggiare. Ecco qui la nostra struttura. Dunque è una struttura realizzata da quello che possiamo vedere in blocchi di cemento, quindi non in pietra, con un tetto in ottimo stato, un tetto che ha 10 anni dalla ristrutturazione. Dunque qui abbiamo due porte che ci conducono al piano terra, dove possiamo realizzare taverna, cucine, anche un mini appartamento volendo, un secondo appartamento, perché no? Dunque facciamo prima un giro all'interno di questa proprietà di circa 2000 metri quadrati. Qui abbiamo un forno, ci dice il proprietario, perfettamente funzionante. Poi qui abbiamo una vasca di raccolta, una fontana. Dunque a questa altezza, riprendendo il discorso dell'ingresso carrabile più comodo, stiamo realizzando un ingresso, come abbiamo detto, molto più comodo dalla strada. Facciamo due passi e giriamo sul terreno di proprietà. Dunque, al di là di questa recinzione, è ancora nostro terreno. Quindi tutto questo orto che vediamo coltivato fino a questa noce che sto inquadrando in questo momento. Un terreno recintato. Abbiamo diversi annessi, tutti regolarissimi. Qui abbiamo il bombolone per il gas, ci sono tutte le utenze allacciate e funzionanti. Questo grande capannone è accatastato come rimessa attrezzi. Qui abbiamo un ex porcilaia. E qui è un secondo ingresso per quella che dicevo prima, poter essere trasformata in una taverna, un altro appartamento. Lo vediamo meglio dall'interno, forse. Qui ci sono i nostri confinanti, c'è una rete di recinzione. È una bellissima distesa di campi coltivati. Facciamo un altro giro passeggiando sul giardino. Ci sono anche diversi alberi da frutto, come abbiamo potuto vedere. Ci sono due noci, c'è giù in fondo un ulivo, quello mi sembra un melo, un pero, poi abbiamo un ciliegio. Ci dice il proprietario, l'albicocca. E diverse altre piante da frutto. Dunque, qui abbiamo invece due garage, il cui progetto per il rifacimento della tettoia è già stato approvato
ci dice sempre il proprietario che c'è possibilità di posizionare un altro spazio idoneo, forse per un bagno, per un servizio, proprio sopra a questo primo posto auto. Quindi qui una piccola sopraelevazione. Dunque andiamo a vedere l'interno cominciando dai piani bassi, quindi da dove siamo entrati, dalla futura taverna o anche un mini appartamento. Eccoci di fronte all'ingresso del piano terra, ce ne sono due di ingressi, entriamo dal principale, dal primo più comodo. Si sente il rumore della lavatrice in funzione, testimonianza che gli impianti sono sicuramente funzionanti. Qui è stata effettuata una parziale ristrutturazione per quel che riguarda l'impianto elettrico. Ovviamente i signori adesso ne fanno un uso di comodità per quel che riguarda, come dire, materiale di lavoro. Qui abbiamo il secondo ingresso. Dicevo che l'impianto elettrico è stato completamente rifatto un paio d'anni fa, una decina d'anni fa. Anche il mattonato a terra, abbiamo questo gres porcellanato. Qui abbiamo altre stanze. Con delle finestre, questa è la seconda entrata di cui vi parlavo sul retro. Qui abbiamo ancora un elemento caratteristico, la vecchia mangiatoia degli animali e un'ulteriore stanza. Tornando sui nostri passi e attraversando tutto il piano terra di questo casale, torneremo all'ingresso, all'entrata principale. Per poi analizzare l'interno passando per queste scale. Scale vecchie di cemento. E eccoci all'ingresso. C'è un disimpegno che conduce in un primo bagno. Eccolo qui, con una piccola finestrella qui in fondo. Dunque, l'ingresso invece della vera e propria abitazione, come è stato concepito quando la costruzione è stata realizzata. Qui abbiamo un ampio soggiorno con il camino e con l'angolo cottura. L'ultima ristrutturazione per quel che riguarda gli impianti e le rifiniture di questo piano abitato risale agli anni 90. Qui abbiamo una prima camera da letto che volendo può fungere tranquillamente anche da salone, essendo alla portata della cucina. Dunque, il progetto di cui abbiamo parlato della sopraelevazione sopra il posto auto prevede di realizzare qui altro spazio per un servizio, per un bagno. Poi lo analizzeremo meglio nel dettaglio con i documenti alla mano nel nostro ufficio. Dunque proseguiamo, andiamo in quella che attualmente è la zona notte, composta da un'altra camera da letto, piuttosto spaziosa, sicuramente si può definire matrimoniale. Adesso ci sono diversi mobili che sono stati qui poggiati, ma gli spazi sono grandi e comodi. Qui ce n'è una seconda, anche questa, dove possiamo vedere, c'è la mobilia idonea per una matrimoniale. E poi
Poi abbiamo un bagno bello grande con il piatto doccia. E vorrei un attimino dare un'occhiata al panorama che si gode da questo lato. Peccato che abbiamo la noce proprio di fronte a noi. Dunque, qui abbiamo in questo lato due camere da letto matrimoniali ed un bagno, una cucina vivibile con un'altra stanza, diciamo jolly, da adibire o a terza camera o a salone, e la possibilità di realizzare un altro bagno all'altezza di questa finestra e uno già esistente che abbiamo visto all'ingresso qui. Bene, dopo aver visto tutto l'interno del fabbricato, farei un altro giro in questo piacevolissimo terreno circostante. E prima di concludere andiamo a visitare quella che è attualmente la cantina. Bene, torniamo all'esterno. E vi do appuntamento per una visita guidata.